Ben ritrovati in diretta in questa terza parte della nostra trasmissione. Accogliamo l'ospite di oggi che è il presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallavolo, Alessandro Michelli. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Con lei volevamo fare un ragionamento su quella che è la situazione che si è creata in particolare per il vostro sport, parlando però non solo di sport, perché insomma sono diverse poi le tematiche che si intrecciano, soprattutto per capire quali sono le prospettive di ripartenza. Insomma, siete alle prese con diverse problematiche, per rilevare le quali so che avete incontrato, insomma cercato di ascoltare le società, è quello che appunto vi raccontavano su quella che è la situazione che stanno affrontando. Che quadro emerge insomma da quello che avete raccolto per quanto riguarda la nostra regione? Ma dunque, la situazione logicamente è quella che un po' sta vivendo tutto lo sport indoor, anche se noi abbiamo un'attività anche all'aperto come il beach volley che diciamo che inspiegabilmente continua a essere sospesa, continua a essere chiusa, non tanto per volontà nostra, perché per esempio la nostra è una di quelle regioni che ha dato il via libera a determinate attività sportive, ma purtroppo noi, essendo una federazione che deve stare a quelli che sono i dettami del governo, siamo ancora in attesa di un protocollo che aiuti a liberalizzare un po' questa situazione. Quello che noi abbiamo fatto in questi mesi, che sicuramente abbiamo cercato di tenerci in contatto veramente stretto con tutto il nostro mondo, con le società che fanno l'attività di tutti i giorni, che oggi è chiaramente in una situazione difficile come lo è il mondo economico attuale, anche perché tante società si sono sempre basate su degli aiuti di sponsor più o meno importanti a seconda delle categorie nelle quali le nostre squadre militano. Sono tanti in effetti così le problematiche che noi stiamo verificando. Diciamo, partiamo da uno in particolare sul quale vi eravate fatti sentire insomma anche in maniera unitaria assieme ad altri sport, diciamo, di palazzetto come il basket e la pallamano, problema legato a quello che è per esempio l'utilizzo delle palestre, palestre per le quali si era, che sono insomma poi in comune anche con istituti scolastici. Questo è uno dei problemi da affrontare? Senza dubbio, senza dubbio. Il problema degli impianti scolastici è quello che è diciamo più all'attenzione. Purtroppo con il discorso di questo benedetto Covid, la ripresa a scuola sarà una ripresa diversa da quella che noi abbiamo sempre avuto e quindi nel momento in cui c'è stato questo discorso del distanziamento anche degli studenti, si è pensato che le aule non fossero sufficienti e che quindi bisognava adoperare e usare tutti gli spazi necessari. Tra questi, avendo dato disponibilità e responsabilità, diciamo, ai dirigenti scolastici per quanto riguarda appunto il distanziamento, si è temuto, e devo dire non si è ancora certi a questo punto, che le palestre non facciano parte di questo possibile utilizzo ai fini scolastici. Ci sono delle precisazioni, diciamo che potrebbero essere confortanti per noi, però ci aspettiamo a questo punto che ci siano delle indicazioni, oltre che locali, anche se devo dire che l'amministrazione regionale, il CONI, noi federazioni siamo pronti a dare tutti i nostri supporti, anche di carattere così organizzativo, per cercare di mettere a disposizione in sicurezza gli impianti scolastici. Ci aspettiamo,
una risposta e anche una decisione chiara da Roma, perché da lì deve partire l'indirizzo ben preciso e che dia il via libera agli sport che possono essere giocati nelle palestre scolastiche, perché noi siamo insieme al basket uno di questi. Le chiedo, Presidente, quante in percentuale quante società riguarda, cioè nel senso praticamente tutte, a che livello siamo? Ma siamo in regione, diciamo che quadriamo circa l'85-90% di società adoperano le palestre scolastiche, sono pochissime quelle che oggi come oggi hanno un impianto staccato, quindi il problema è importantissimo e soprattutto delicatissimo per la ripartenza. A proposito di impianti, poi c'è insomma di spazi che verranno utilizzati, c'è anche tutta la tematica legata ai protocolli da rispettare, quindi sanificazioni, di conseguenza anche insomma un ulteriore impegno per le società, insomma da questo punto di vista le cose come stanno? Vede le società, devo dire che dopo l'importante manovra che ha fatto la nostra federazione, che ha messo in campo quasi 5 milioni di euro a supporto dell'attività e in particolare dell'attività giovanile, diciamo ci si aspettava qualcosa di diverso. C'è stata una manovra anche per quanto riguarda la parte del governo che ha stanziato attraverso Sport e Salute degli importi relativi, ma comunque degli importi, devo dire però assolutamente difficili da ottenere, perché le caratteristiche, le clausole erano molto, molto stringenti. D'altra parte devo dire che invece i costi, lasciamo perdere le difficili entrate di questo periodo, per appunto, sì, come dicevo, per il discorso degli sponsor, per il discorso delle persone che possono un po' aiutare, ma il problema, come diceva giustamente lei, delle sanificazioni, che sono sicuramente, oltre che una parte organizzativa importante, anche un costo importante. Su questo noi riteniamo e speriamo, e stiamo facendo un po' anche tantissime valutazioni e anche tantissime così spinte a livello anche governativo per aiutare un po' il mondo sportivo. Vede, il mondo sportivo è una cosa molto strana. Noi stiamo facendo ogni anno a tutti i nostri atleti, alle nostre atlete, ai nostri bambini, bambine, stiamo facendo una visita medica molto approfondita per dare il via libera all'attività, che fa parte dell'elettrocardiogramma, le prove da sforzo, tutta una serie di esami. Bene, e questo vuol dire avere degli atleti e delle persone, soprattutto dei ragazzi sani, che daranno sicuramente meno problemi al Servizio Sanitario Nazionale. E noi oggi come sport siamo sempre stati visti a livello globale come una voce di costo e mai una voce così di investimento. Sì. Una stranezza nel nostro mondo, e continua ad esserlo. Una voce di investimento, anche perché insomma qualsiasi sport, ma in particolare poi il vostro, con i numeri che ha e con appunto la diffusione che ha, ricordiamo poi eventualmente insomma anche un po' i numeri in Friuli Venezia Giulia, però chiaramente insomma svolge un'importante attività anche appunto grazie all'attività, l'attività di base, un'attività importante per i giovani anche in ambito proprio educativo. Da questo punto di vista dovrebbe essere tutelato ancora di più, ma in realtà tutte queste problematiche che stanno sorgendo rischiano di disincentivare anche l'avvicinamento agli sport, a questo sport in particolare. Cioè, insomma, c'è la possibilità che alcune famiglie, alcuni bambini possano in realtà poi ripensarci o magari rinunciare alla pratica sportiva in tempi di Covid? Allora, noi innanzitutto devo dire che oggi quadriamo circa poco meno di 10.000 tesserati in Friuli Venezia Giulia. Come sapete siamo il primo sport indoor in Italia e quindi anche nella nostra regione.
Devo oltretutto così sottolineare che noi, come anche a livello regionale, ci siamo sempre mossi facendo quadrato insieme alla Federazione Pallacanestro, perché noi siamo i principali sport indoor e quindi siamo veramente un movimento che si è sempre mosso insieme. Tornando per gestire tutte le problematiche arrivate da questa situazione, da questo Covid. Devo dire, contestualizzando un po' la sua domanda, che la problematica che oggi noi ci potremmo trovare è quella di un ritorno a scuola fatto in un determinato modo, quindi l'avete sentito un po' tutti, con le aule, i banchi distanziati, con l'impossibilità di svolgere il riposo, quella che era la ricreazione insieme, il fatto di raggiungere la scuola in maniera così non particolarmente importante dal punto di vista numerico. Ebbene, diciamo che questo ritorno a scuola potrebbe anche non facilitare un po' l'attività, soprattutto di quelli più piccoli, Sì. quelle delle bambine. Questo potrebbe essere, cioè avere la paura che, visto che la scuola ritorna così, che lo sport sia qualcosa di difficile oggi e forse meglio non fare. Io sono convinto che noi stiamo perdendo una grande opportunità in questo momento. Penso che noi oggi dovremmo lavorare a livello scolastico invece in sistemare quelle che sono le situazioni da affrontare in caso di un nuovo, che nessuno si augura, naturalmente lockdown. Sì. Mentre oggi si sta pensando a una ripartenza, appunto, come si diceva, in un determinato modo, e probabilmente si sta trascurando questo. Io ritengo, ma sì, è un mio libero pensiero, che dovremmo poter pensare di ritornare a scuola forse in maniera molto più normale, ma essere pronti anche per una situazione di Che difficoltà, possa che insomma risultare ripeto. nuovamente difficile. Noi accogliamo questo suo pensiero e i ragionamenti che ha fatto appunto per quanto riguarda la pallavolo, ma non solo. Le auguriamo buon lavoro, grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi dell'invito e buona giornata a tutti. Noi ci rivediamo tra pochissimo, ancora in diretta con Ore 7.